anche se insomma la società è stata molto chiara da questo punto di vista. Sì, no, no, beh, è chiaro che questo è un periodo dove appunto si leggono tante cose sui giornali, quindi è normale questo, però direi che la mia posizione l'ha chiarita in maniera perfetta alla società, anche perché io sono arrivato e dopo poco, quindi l'infortunio, quindi sono rientrato le ultime tre partite prima della sosta, quindi direi che ancora ho tanto lavoro da fare qui. Chiaro che comunque, vuol dire, fa piacere comunque essere accostato da alcune squadre, perché chiaramente vuol dire che ancora c'è gente che ti stima, che apprezza il tuo lavoro, quindi però insomma, dopodiché, ripeto, la mia posizione l'ha chiarita la società, quindi diciamo che da questo punto di vista è quello che ha detto un po' la società. Senti, Inter-Parma è anche una sfida nella sfida tra il dinamismo di Floccari e Giovinco, e se vogliamo anche quello di Biabiani, e la staticità di Lucio, Samu e Ranocchia, può essere anche interpretata così? Beh, sono due giocatori sicuramente molto, molto fisici, molto potenti, ma direi che sono allo stesso tempo anche abbastanza veloci, sono giocatori completi, giocatori che ti concedono poco anche dal punto di vista fisico, quindi è chiaro che noi dobbiamo cercare di sfruttare bene, molto bene le nostre armi, però troviamo dei giocatori oltre che bravi e appunto completi, quindi dovremmo essere molto bravi noi a metterli in difficoltà. Senti, quanto sarà importante la vostra tecnica di tutti e tre gli avanti, Giovinco, Biabiani e Floccari? Beh, chiaro che la tecnica è, come dire, è un valore importante quando c'è un valore aggiunto, quindi per mettere in difficoltà giocatori, come dicevo appunto prima, così completi, così forti, bisogna cercare di avere quella, ma soprattutto appunto l'atteggiamento giusto, perché sono giocatori che ti concedono poco, quindi bisogna che noi, insomma, dobbiamo essere bravi a ritagliarci anche lo spazio giusto per poter poi esprimere appunto i nostri valori tecnici, quindi penso che sia proprio che le due cose vadano veramente insieme, perché sennò difficilmente si riesce a sfruttare nel migliore dei modi appunto la tecnica. E tu che insomma hai già un po' che giochi, conosci bene l'ambiente, così. Secondo te Pazzini cosa voleva dire quando ha detto se non battiamo il Parma ci autobutti? Ma io la prendo un po' come una battuta, perché io credo che Pazzini sappia meglio di me che poi le partite si giocano sul campo e si vincono sul campo, quindi da questo punto di vista voglio credere, credo che sia una battuta, quindi, perché poi ripeto, le partite vanno giocate sul campo, c'è il lavoro delle altre squadre, quindi da questo punto di vista sono sicuro che l'Inter non ci sottovaluterà, perché è sempre stato così ed è giusto che sia così, quindi da parte nostra, per rispondere in maniera simpatica, speriamo di fargli ripagare insomma questi soldi, però ecco, la prendo come una battuta, ecco, farsi da ragazzi molto intelligenti. Una partita come questa, che si gioca il sabato sera, pieno inverno, così, può essere condizionata anche da questi fattori? Dipende il clima, che clima ci attenderà sabato appunto dal punto di vista meteorologico, perché è chiaro che la stagione è fredda, quindi bisogna vedere un po' il clima come sarà, però penso che poi quando si gioca e appunto si corre in campo il freddo si avverte, ma non più di tanto, più che altro insomma l'importante è che il campo non sia ghiacciato, perché sono quelle le cose che poi creano veramente fastidio, però il freddo si affronta, non ci si muove, da questo punto di vista non penso che ci influenzerà più di tanto. Tornando al mercato, hai risposto prima a proposito così di rumors che ti vorrebbero alla Fiorentina, anche se mi sembra che ultimamente si siano un po' sedati, così come si sono calmate le voci che vorrebbero invece un altro attaccante qua a Parma che abbia, diciamo, delle corde e la vocazione a segnare tanti gol. Io mi sono sempre fatto un'idea che ci sia un progetto tecnico nel Parma che preveda il sacrificio tuo o eventualmente di Pellè, per far sì che Giovinco possa segnare tantissimo. Abbiamo visto in questi giorni anche le statistiche dei gol di Giovinco, che è il maggior realizzatore del Parma nell'anno solare 2011. Come sarà questa seconda parte di stagione?
Basterete appunto voi o ci sarà di nuovo? Ma queste sono valutazioni che aspettano le società, però io dico che dal mio punto di vista, per quanto mi riguarda, io devo cercare di mettermi a disposizione di tutti i compagni, chiaramente soprattutto di chi gioca vicino a me, ma chiaro che da parte mia c'è anche la voglia di determinare, anche nel senso proprio realizzativo, quindi di fare gol. Quindi io da me mi aspetto anche questo, sarei ipocrita a dire un'altra cosa, quindi io da me aspetto sicuramente la disponibilità verso i compagni, ma vedendo anche da me stesso appunto in fase conclusiva e realizzativa di dare il mio contributo. Quindi spero che da qui in avanti appunto di non avere più problemi e riuscire a sfruttare quelle che sono le mie qualità. Quindi da questo punto di vista, poi non lo so se la società, le valutazioni che farà, non lo so, le mie sono queste, quindi da me mi aspetto e tra virgolette pretendo anche questo tipo di atteggiamento, che va anche nella ricerca dei gol, ecco. Li ho fatti negli anni passati e spero di continuare a farlo. Fammi dire a Sergio, Bruno, qual è il clima psicologico verso l'incontro con l'Inter? Nello spogliatoio, in campo, i compagni? No, sicuramente ci tende una bella sfida, perché comunque dopo la sosta dietro è un banco di prova molto importante, giochiamo con una delle squadre più forti del campionato, quindi c'è la voglia di lavorare bene per riuscire a preparare bene la partita, consapevoli che andiamo a affrontare una grandissima squadra in uno stadio molto, molto prestigioso, quindi da questo punto di vista c'è la voglia e l'entusiasmo giusto, cercando di migliorare là dove dobbiamo migliorare. Scusa. Senti, parlando di aspetto psicologico, in questi giorni forse il più chiacchierato è l'allenatore, perché molte voci, no? Ci sono state sia di un disagio della società nei suoi confronti, sia di progetti futuri quasi già programmati. Voi all'interno dello spogliatoio come lo vivete? Ma io sono sincero, non ho letto di queste voci, perché ultimamente non ho letto molto, però questo tipo di messaggio, tra virgolette, o questo tipo di si legge sui giornali, a noi non arriva, nel senso che noi onestamente pensiamo a fare il nostro lavoro e seguire quello che l'allenatore ci dice. Poi i programmi, poi le società, non so quali siano, però in questo momento noi seguiamo il nostro allenatore e cerchiamo di fare al meglio quello che appunto lui ci dice. Sicuramente, io ripeto, non ho letto queste voci, ma non stanno influenzando all'interno lo spogliatoio, non ne abbiamo neanche mai parlato, per dire, neanche così, facendo qualche battuta. Quindi direi che da questo punto di vista noi siamo concentrati sul nostro lavoro. A posto? Grazie.